Ok ragazzi, ed eccoci ritornati a un'altra parte di Raging Blast 2. Dobbiamo iniziare la modalità galassia di Gohan Supremo. Come prima battaglia dovremo combattere contro Freezer. Seconda trasformazione è Dor. Non riesco a capire il senso di questa battaglia. Cioè, avrei potuto capire più contro Freezer, perfetto, colpo perfetto, ma non ho capito che c'entra Freezer seconda trasformazione e... ma anche Dor, non c'entra un cazzo proprio. What the... Ok, Freezer è quasi finito di vivere. Dai, 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 dai. Ok, Freezer è andato, ragazzi. Tocca a Dor. Beh, gli facciamo ovviamente la combo suprema. Bastardo, per stiondetti di merda. Ti meriti l'impeto dirompente di Gohan, stronzo. Kamehameha. Ok, finita ragazzi. Per poco non facevamo perfetto. Però non fosse stato per quelle ondette di merda. S++, va bene. Sempre le ondette ci inculano ragazzi, eh. Mi inculano sempre le ondette. Vabbè, comunque abbiamo sbloccato 3 battaglie e 2, una già disponibile, scusatemi. E altre 2 no. Abbiamo ottenuto la mossa ho intenzione di ucciderti, un punto limite e l'immagine di Gohan Supremo quando combattere contro Super Buu. Ok, perfetto. Allora, vediamo. Prossima battaglia. Perfetto, ok. Vediamo gli attacchi speciali che ha. Allora, questo già lo possiamo cambiare. Gli mettiamo questa. Ok, perfetto. Va bene così. Adesso, per quest'altra battaglia, dovremmo combattere contro Junior e Gotenks Super Saiyan di terzo livello. Iniziamo in modalità Animo Furioso. Dobbiamo fare solo le azioni perfette. Sì. Ecco, appunto stavo per dire al Palazzo del Supremo, infatti questo. O al Palazzo del Supremo o le Montagne Rocciose avrei optato. Comunque, dobbiamo fare tutte le azioni perfette, ragazzi. Iniziamo in modalità Animo Furioso, però non dobbiamo concludere in Animo Furioso. Quindi, abbastanza semplice. Che culo. Perfetto ragazzi. Cioè guarda che fortuna spacciata che ho. Vai Gotenks, ti faccio il culo. Ta 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 ta. Ta 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 ta. E concludiamo in bellezza, ragazzi. Ossia con l'impeto. No. Oh, maledetto, io ti ammazzo adesso. Adesso ti faccio male, Gotenks. Tu vuoi fare il furbo. Però ti devo punire perché hai fatto il furbetto. Adesso ti devo punire. Stronzo. Finita ragazzi. Abbiamo fatto tutte le azioni perfette. Quindi penso almeno S++ sia meritato. Ovviamente. Ovviamente abbiamo sbloccato 3 battaglie ovviamente. No, 6 battaglie ragazzi. Perdonatemi. 3 già disponibili. Abbiamo ottenuto il Super Masenko. Non l'equipaggio, non mi piace. Sigillo super recupero salute 4. O quarto. 6 punti limite. E basta così, ok.
Facciamo qua di destra, sinistra, destra, sinistra, bravo, cico, sinistra. Proprio la più bella sono andato a pescare, ragazzi. Guardate che ce ne vuole di culo. Io, come fortuna, ne ho da vendere, ragazzi. Proprio da vendere una fortuna sfacciata. Vediamo se velocità carica dell'oro posso. No. Vabbè. Vabbè, dai, lasciamo questi. Non aveva il senso selvaggio, però, anche Gohan, no. Vabbè, allora. Per quest'altra battaglia dovremo combattere contro Broly Super Saiyan leggendario. Iniziamo in punto di morte, dobbiamo resistere il più a lungo possibile, quindi penso almeno a quanto ho capito io, quando sei contro un avversario singolo devi resistere perlomeno 2 minuti, ragazzi. Quindi dobbiamo cercare di resistere almeno 2 minuti. Ci proverò. Non vi assicuro niente, però. Guarda che figo, Broly. Guardate, guarda che figo. Però ti devi levare dalle palle perché sennò io sclero. Se mi fa l'esplosione di Omega sono a posto. Beh, almeno ha 5 attacchi, quindi siamo già ottimi. Andiamo benissimo proprio. Vai via. Vai via, Broly! Eh no, Broly, vattene via, vai via. Vai via. Io me ne fuggo. No, se mi lanciano da tiro picchio. Mi spiace, Broly. Ma non ti farò. Non mi farò uccidere. No, maledetto animo furioso. Broly è letale. Vai via. Dai, siamo ancora 1 minuto. Dai, cazzo. Levati. Mamma mia, che culo. Mamma mia, vai via. Vai via. Dai, 1 minuto e mezzo, dai, cazzo! Levati! Dai, cazzo! Arriviamo a questi fatidici 2 minuti? Sì, che ci arriviamo, dai, cazzo! Dai, che ci arriviamo! No! Sì, vabbè, siamo arrivati a 2 minuti, non mi hai fatto un cazzo. Arrivati a 2 minuti! Yeah, fucking shit. Fuck, fuck. Andiamo, grado S. Vai via, fanculo, Broly. Fanculizzati, Broly. Prenditelo nel culo. Vai. Abbiamo ottenuto 3 punti di vita. E basta così, ottimo. Vediamo la prossima era. Ok, togliamo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, questa è una battaglia che direi si va a fagiolo con la sigla di Tenkaichi 3, perché nella sigla infatti fanno vedere lo scontro tra Gon Supremo e Super Janemba. L'unica restrizione è che la difficoltà dell'avversario aumenta notevolmente nel tempo. Nello spazio però. Avrei preferito più negli inferi, dato che Janemba si è visto solo là. Gon Supremo non si è visto mai. Però, là ovviamente, specifichiamo. Vai. Ah, col numero totale di colpi pure, cazzo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vai. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vai. Vai. No. No, fanculo. Fammi ricaricare e poi ti faccio il culetto. Dai, prendilo. Vai.
Ragazzi, 62 colpi. Vediamo che grado ci dà. S più, va bene, ci può stare. Non potevo pretendere di meglio, ragazzi. Abbiamo ottenuto, ragazzi, allora, due punti limite. L'immagine di Gohan Supremo quando arriva. Se non sbaglio, eh. Ok, basta così, va bene. Allora, andiamo a fare la battaglia per le... Che palle. Che palle. È una rottura sta battaglia. Sarà una vera rottura, ragazzi, fare questo. Allora, per la battaglia della protezione della sfera del drago dovremmo combattere contro Super Buu con Gotenks assorbito. E iniziamo in punto di morte. Dobbiamo sconfiggerlo in punto di morte. Quindi questa dovrebbe rappresentare la battaglia, appunto, della storia. Contro la quale, vabbè, Gohan... prima fa il culo a Super Buu normale. Poi quando assorbe a Gotenks gli fa il culo a Super Buu. Quindi dovrebbe rappresentare questa battaglia. Ma il punto di morte non penso abbia senso. Perché avrei più messo per questa battaglia il coso. Come si dice? La difficoltà che aumenta notevolmente nel tempo. Vabbè, comunque non mi stiamo facendo noi il culo per ora. Però non si sa mai. Vai via, Bu. Vai, prendilo, dai, ti prego. Sì. Vai via, Bu, di merda, muori. Ah, vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Vai così. Grado? S più. Vabbè, avrei preferito PSPP, vabbè. Però per lo stile che ho utilizzato ovviamente non potevo pretendere di meglio. Abbiamo sbloccato tre battaglie. Facciamo prima quella a sinistra, che mi sembra quella più isolata. Quindi non dovrebbe sbloccare niente. Abbiamo ottenuto due punti limite. La sfera del drago a 2 stelle. E l'immagine di Gon quando ti trova alle spalle Super Buu con assorbimento Gotenks si rende conto che è più forte di lui. È anche più veloce, dato che è riuscito ad arrivare alle spalle, quindi più veloce. E mi piace. Esce fuori. Ok, intanto per prima togliamo tutto questo. Perfettissimo. Allora, quest'altra battaglia dovremmo combattere contro Goku e dovremmo infliggere il maggior numero di colpi in 120 secondi. Però non è specificato, non l'ho letto io magari, che l'avversario recupera salute, non ho letto questo. Quindi non penso che la recuperi. Vabbè, se la recupero è anche meglio. Così riesco a fargli più danni. A più danni. Perché danni? Più danni. Lo vedremo subito. Vediamo se Goku... Sì, recupera salute, ovviamente. Vai. E anche aura, cazzo. Vai, carichiti. Grandissimo. Ehi. Vai via. Porca tre, che figata sta parte. Addirittura il Kaioken. Vuoi usare il Kaioken contro tuo figlio? Vergognati. Scusate ragazzi, ma devo fare il maggior numero di colpi. Voi capirete, vero? Però Goku mi hai rotto leggermente le palle. L'hai fatto pure nella battaglia, in un'altra battaglia me l'hai fatta. Vai, 100 colpi, ragazzi.
Muori, bastardo. Ok, siamo arrivati a 123 colpi, ragazzi. Scusate per questa pausa di silenzio, però volevo concentrarmi. Grado S+. Vabbè, ci può stare, dai. Abbiamo ottenuto, ragazzi, l'oggetto sul serio. 3 punti limite. E basta così, ok. Andiamo a fare la battaglia destra e vediamo se ci sblocca la battaglia suprema. Ah, ok, va bene. Allora, quest'altra battaglia dovremmo combattere contro Vegeta Super Saiyan di terzo livello. Dobbiamo infliggere il maggior numero di danni con una combo sola. Quindi, in 120 secondi, ovviamente l'avversario recupera salute. Quindi, massima concentrazione, ragazzi. Massima concentrazione. Nessuna distrazione esterna. Dai. Because Vegeta is a Super Saiyan 3 now. Addirittura. Ah, in 60 secondi. Porca di quella puttana. Fammi caricare veloce e poi ti faccio il culo, Veggie. Scusami, ma ti devo fare il culo, per forza. Addirittura. No, dai, cazzo. Dai, almeno 10.000 danni ne dobbiamo fare. Oda! Ci arriviamo ai 30.000, non penso però. Non penso proprio. No, per poco, dai, cazzo. No, perché cazzo l'ho premuto prima? Kamehame. Oh, scontro, dai, ti prego. Sì, lo scontro. Vabbè. Vince lui. No. Neanche. Porca troia, volevo fare lo scontro. Dai, vabbè. S+, ottimo. Vediamo se sblocca la sfida, dai, l'altra battaglia. Dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, la suprema è stata sbloccata, vai. E a chi altro abbiamo sbloccata? Vediamo. A Super Buu. Qualcun altro? A Gotenks. Mi sa pure a Junior. Vediamo. No, solo a Gotenks. Ok, abbiamo ottenuto. Oh, il senso selvaggio, finalmente. Ok, 3 punti limite. E basta così. Ok, vediamo la battaglia suprema contro chi sarà. Contro Super Buu, penso, ovviamente. Sì. Ok, vabbè, abbastanza semplice. Allora, questa volta siamo dobbiamo impersonare Gohan Supremo e Gotenks terzo livello, che neanche userò, ragazzi. Ovviamente dovremmo combattere con Super Buu. L'avversario recupera costantemente salute e dovremmo infliggergli il maggior numero di danni sempre in 120 secondi. Diciamo che come battaglia suprema è molto easy. Yeah. No, I'm going to kill you. Addirittura Gohan, come sei aggressivo. Ta 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 ta. Dai, Gohan. Dai, vai così, Gohan. Dai. Ta ta. Toglie pochissimo la mossa suprema proprio. Non gli toglie un cazzo. Però è giusto per fargli un po' di danni senza perdere il tempo, magari. Avete capito, ragazzi? Dai, dai, dai. Prendi questa, bastardo. Dai, almeno ai 50.000 danni siamo arrivati, ragazzi.
Dai. No, basta, usiamo Supremo, ragazzi. No. Bastardo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, mi hai costretto a usare la mossa suprema. Sei contenta? Quota! Dai, dai, mancano 50 secondi. Beh, dato per sprecare un po' di tempo, ottimo un animo furioso, dai. Mi ha rotto il cazzo però. Vai. Animo furioso, dai, dai. Almeno 100.000 danni li abbiamo raggiunti, ragazzi. Ta 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 ta. Porca tra le orecchie. No, bastardo. Dai, muoviti, dai. Che cazzo ho fatto? Mamma mia, mi ha sfondato proprio. 115.400 danni, ragazzi, siamo riusciti a totalizzare. Non è malaccio. Grado S++, ottimo. Vediamo che abbiamo sbloccato. Un cazzo. Vabbè, giusto per. Ok, allora, per l'ultima battaglia della modalità Galasticon dovremmo combattere contro Hatchak. E perdiamo costantemente salute. Questa è l'unica restrizione, ragazzi. Uno spazio? No, nelle caverne. Nelle caverne, ho capito che sono scontati in un lab, cioè, sono scontati in un laboratorio. E per tua intelligenza, fai presente che questo. Cioè, scusate, mi sono imbrogliato, ragazzi, volevo dire. Che per loro questo è il laboratorio del dottor Gelof. Cioè, usano questa arena proprio per far capire che questo è il laboratorio del dottor Gelof. Ma che cazzo mi hai preso? Mi sono imbrogliato. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, ragazzi. Penso che questo è il laboratorio del dottor Gelo, allora posso. Vabbè, dato che è il laboratorio del dottor Gelo, usiamolo anche per il laboratorio del creatore di Acia, che ci siamo. Non lo so, lo usiamo per tutto. Cazzo. A parte impapinamento a parte. Finito, ragazzi. Già finita. Già fatto. Anche se contro Acia che ha combattuto con un ragazzo per 6 anni, eh. S++, va bene. Giusto per essere pignoli. Abbiamo ottenuto, ragazzi, un punto limite. Abbiamo sbloccato le voci di Gon Supremo. E abbiamo ottenuto l'immagine di quando Gon si trova di fronte a Super Buu. Differenza di altezza, guardate, guardate. Gon è alto 2 metri e 1 metro e una Vigorsol. Va bene, ragazzi, allora. La galassia di Gon Supremo è finita. Toccherà, no, quella dei Saibaim, che palle, vabbè. Queste modalità galassie le lasciamo per la prossima parte, ragazzi. Spero che vi sia piaciuta quest'altra parte. Vi ricordo sempre di votare, commentare, iscrivervi al canale e mettere mi piace alla pagina di Facebook. E noi ci vediamo in una prossima parte di Regime Blast 2. Ciao ciao!